Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, buon sabato, meno 8 ore che ci portano a Napoli-Verona. Una partita apparentemente facile sulla carta. Io spero che il Napoli, tutti noi speriamo che il Napoli entri in campo concentrato, determinato, cazzuto, pronto a raggiungere quell'obiettivo che fino a 2-3 mesi fa sembrava abbastanza impossibile da raggiungere. Allora, l'argomento di oggi l'avrete letto sicuramente dal titolo, quindi penso e spero che questo video sia anche inferiori degli 8 minuti, sinceramente, delle pubblicità me ne sbatto i coglioni. Mi sono ogni tanto, ma voglio riposare, cliccare, mettere linee gialle. E prima di affrontare l'argomento in questione, io vi invito, come sempre, di iscrivervi al canale. Se non volete che questo canale chiuda, non mi vergogno di dirlo, perché prima o poi questo canale potrebbe chiudere se non vedo miglioramenti dal punto di vista delle iscrizioni e dal punto di vista delle visual. Lasciate un mi piace se l'argomento vi aggrada o se concordate o se mi volete dare una mano. Iscrivetevi a Telegram, o meglio unitevi al gruppo Telegram, sia quello là di calcio che quello là off topic. E poi sito Che Calcio, link delle maglie. Se non potete pagare una maglia 140 milioni di euro, la maglia originale, il sito Che Calcio è molto affidabile, maglie di qualità perfetta, ok, sono facsimili, quindi dategli un'occhiata, potete prendere tutte le maglie che volete, anche quella dell'anno prossimo. Io spero che fanno uscire il prima possibile la maglia del Napoli, così me la prendo. Allora, innanzitutto buon sabato. Non so se l'ho detto prima, non so se qualcuno sta in dead, sicuramente qualcuno sta al lavoro. Questo video potrebbe uscire verso l'una, all'ora di pranzo forse. Allora, io stamattina, anche se non me ne fotte un cazzo, mi sono svegliato alle 8:30. Una bella doccetta, una bella colazione, 4 biscotti e un bicchiere latte. Ditemi voi se mi vedete un po' più dimagrito, fatemi sapere voi. E non sembra, ma è così. Poi sono sceso, ho fatto un po' di servizi, quindi affanculo a coloro che dicono "sei sempre a casa", come se avessero le telecamere in casa mia, non solo qua in questo spazio, ma in tutta la casa. Sono andato a fare i servizi e l'argomento in questione è uscito proprio mentre facevo i cazzi miei, ovvero a scendere, perché questa notizia è uscita tipo 4 ore e mezza fa, ovvero che ci sarebbe del clamoroso, incredibile, eccezionale che Isai potrebbe rimanere a Napoli. Cioè, avete presente? Non lo so. Tenete presente questo, la Sorgesana, è lo scoglio, e questo bicchiere, questo foglio di carta è la corsa. Cioè, Isai non si stacca, cioè, come la corsa non si stacca dallo scoglio, se non con un po' di forza, Isai non si stacca, o meglio, non si staccherebbe. Doveva andarsene l'estate scorsa ed è rimasto. Doveva andarsene quest'anno con il contratto che gli scade. Tutti sembravamo già pronti a dirgli l'addio, come anche a Maximovic, e invece potrebbe rimanere. Le cifre non sono uscite, o almeno io ho visto tipo 4-5 siti, le cifre non sono uscite. Tutti hanno citato la prima fonte, ovvero il Mattino, che non ha detto cifre, ha detto solo che la gente e De Laurentiis si potrebbero incontrare in questi giorni e discutere di un effettivo rinnovo, perché poi dal primo giugno o dal primo luglio, mi pare, può accettare qualsiasi offerta, ma comunque potrebbe esserci questo incontro e firmare un rinnovo. Non ci sono le cifre, chi dice cifre ha le fonti, io non ho le fonti, io rimango nell'anonimato più possibile immaginabile. Io, uno dei youtuber
presunti youtuber del Napoli che non ha le fonti, e vabbè, cacciafamà, attacco tram, cacciafà. Io dico solo quello che leggo e quello che ho letto è questo, di un possibile incontro. E cosa ne penso? Allora, il rinnovo di Sai non è che dovrebbe portarci al suicidio. Cioè, non ci deve portare al suicidio, perché Isai in queste ultime partite sta dimostrando di valere, di essere un buon terzino panchinaro. Sottolineo questa parola, panchinaro, perché non è un terzino incredibile. È un terzino che l'unica volta in cui si è lamentato, in verità è stata la gente a lamentarsi, però è stato Isai che si lamenta con la gente si espone. Si è lamentato il periodo di Ancelotti, ok? Quando Gattuso lo ha iniziato a utilizzare, no, il lamento, diciamo, il mal di pancia gli è passato, mi viene da dire. Io voglio osare di dire una cosa. Allora, secondo la mia opinione, Giuseppe, Peppone, Peppino, Peppincello, Peppe, chiamatemi come cacchio vi pare, o Giupi, per chi diciamo mi sta nel party insieme alla PlayStation. Allora, secondo me, il rinnovo di Sai potrebbe essere una strada che porterebbe al rinnovo di Gattuso. Non lo so, è un mio pensiero. Oppure Sai potrebbe essere il nuovo De Sciglio per Allegri. Io ripeto, per me Isai merita la conferma, merita il rinnovo, purché ovviamente, come ovvio che sia, stia in panchina, ok? A discapito di Mario Rui. Ma io, Mario Rui, in questo momento, come Maximovic, non ha dimostrato un cazzo. Sicuramente ha avuto meno spazio, concordo, però se Gattuso gli ha preferito Isai piuttosto che Mario Rui, ci dobbiamo fare abbastanza domande, che ne so, impegno, qualità, mentalità, che nessuno può sapere, nessuno segue gli allenamenti del Napoli. Quindi, voglio io un rinnovo di Sai mi piacerebbe. Io manderei a fanculo Malcuì, che ritornerebbe a Napoli, e Mario Rui, ovviamente Maximovic, gli scarico contratto come Sai, però le strade sembrano non potersi riavvicinare più, di riavvicinarsi più tra Napoli e Maximovic, anche perché Maximovic quando ha giocato ha fatto cagare, Isai a parte due tre corna ha fatto tantissimo cagare rispetto a Maximovic. E vabbè, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Io volevo fare un video breve di 5-10 di 5-6 minuti e invece ho raggiunto 8 minuti per parlare e posso mettere le pubblicità. Bene, speriamo di guadagnare, speriamo di guadagnare e che le pubblicità vengano visualizzate e viste, speriamo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra riguardo al mio pensiero al rinnovo di Sai e se il rinnovo di Sai porterebbe al rinnovo di Gattuso. Poi vai o pensiero sta a domani, il calciomercato ci potremo pensare da lunedì. Poi vedremo. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre e ciao a you.